Celebriamo ora la solennità dell'Immacolata Concezione, una festa che è posta proprio nel tempo di Avvento e in prospettiva della celebrazione del Santo Natale. Dobbiamo in effetti guardare a Maria sempre, guardare alla sua fede, alla sua interiorità, alla sua umiltà. È immacolata poiché è concepita senza peccato e poiché è la tutta bella, è la tota pulcra, come cantiamo. E questa bellezza viene proprio da quella disponibilità che ha sempre testimoniato con il suo eccomi. Eccomi, è proprio la donna dell'eccomi, la donna esperta, la donna audace che in tempi non sospetti ha affermato la femminilità come modalità per vivere bene la vita di ogni giorno. In un contesto misogino, potremmo dire maschilista, ecco, Maria si è in certo senso affermata nell'umiltà e ha osato come donna, ha osato sfidare anche la cultura del suo tempo, ritrovandosi in situazioni difficili come quella di rimanere in attesa di un figlio misterioso, di portarlo nel grembo. Chissà quante difficoltà, chissà quante contrarietà, quanti contrasti, quante derisioni, ma lei, ecco, avrebbe potuto in un certo senso dichiarare fallimento, ma invece, come diremmo oggi, resiliente, è rimasta e ferma nella fede, nel suo principio, nel suo intento di dire sì. Ecco, allora non è solo la donna dell'eccomi, ma è la donna del sì, che ha accettato di compiere la volontà di Dio, di farlo con amore, con fierezza, portare avanti anche in mezzo a tutte queste difficoltà questo progetto di Dio. È una donna umile, è una donna piena, ecco, di quell'amore di Dio, di quel Dio sconosciuto, quello sconosciuto che ora è nel suo seno. Concepiamo dunque Maria così, come donna che è maestra nella fede, testimone nei fatti, non solo parole, ma le parole in lei diventano carne, la parola diventa carne e le sue parole sono il riflesso della parola di Dio, potremmo dire. Mi viene di concludere con una preghiera di Don Tonino Bello, riferimento a lui, ecco, mi sembra importante in questo momento, quando la chiama Donna Accogliente. Santa Maria, Donna Accogliente, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli. Sperimentiamo tempi difficili in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza. Non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Disperdi la nostra diffidenza, aiutaci ad accogliere tutti nel cuore della nostra civiltà e nei nostri cuori. Buona festa dell'Immacolata a tutti.